Ciao a tutte e bentornati in questo nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, è una nuova collaborazione e in questo caso con Paola, che mi ha chiesto la collaborazione per questo video molto carino del canale A Casa di Paola. Intanto la ringrazio tanto per avermi chiesto la collaborazione e in questo video andremo a farvi vedere come puliamo i fornelli e il forno. Come sapete, ognuna di noi ha il suo metodo e io volevo farvi vedere il mio per darvi qualche spunto. E anzi, se avete qualche spunto anche voi, scrivetelo nei commenti che sono sempre ben accetti. Intanto vi lascio qui sotto nell'info box il link al suo canale, andatela a vedere, facciamo dei video molto molto simili a Paola e vi linkerò anche il video di risposta a questa collaborazione. Io vi lascio al mio di video e vi ricordo che se non l'avete ancora fatto vi fa piacere di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. E vi ricordo anche che la programmazione di questo canale è ogni martedì e ogni sabato e a sorpresa potrà esserci un video anche il giovedì. E seguitemi anche su Instagram, il mio nome è il mondo di Claire underscore YouTube e sono molto attiva anche lì. Io rinnovo i saluti a Paola, le mando un grosso bacione, la ringrazio di nuovo per questa collaborazione e nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Thank you.
Dunque, ora vi insegno un segreto che non so se tutti lo sapete. Io l'ho scoperto da un paio d'anni ed è comodissimo per togliere lo sportello del forno senza fare alcuna fatica, in modo da poter pulire anche il vetro interno. Non tutti i forni sono fatti così, però la maggior parte, voi provate. Ora vi faccio vedere. Però come vedete qui c'è il gancetto del forno, voi lo tirate su, sia di qua che di qua, dopodiché lo tirate su a metà, ecco qua, si toglie in un secondo. Quindi poi avrete delle viti qui sotto, voi lo svitate e si apre in modo da poter pulire il forno all'interno. Ora io non necessito, devo solamente pulire queste qua fuori, però è già stato pulito all'interno. E questo è un piccolo trucchetto che avevo trovato un paio d'anni fa su internet. Per rimetterlo stessa cosa, lo infilate nei buchi. Scusate, ma lo sto facendo con una mano. Una volta rinfilato nei buchi, spingetelo, tirate giù e vedrete che riescono di nuovo queste e le rispingete dentro. Il forno è a posto. Eccolo qua. Splendente e non ha odori cattivi perché l'abbiamo lavato semplicemente col bicarbonato. Le placche sono state lavate con l'Ajax e altri detergenti aggressivi, però sono stati sciacquati e asciugati. Quindi questo è il metodo che più prediligo per il forno, anzi direi che utilizzo sempre solo questo. E qui abbiamo i fornelli belli lindi e splendenti. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, ringrazio ancora Paola per aver collaborato con me e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!